sempre su questo tema, che è quello della responsabilità, dove finisce l'arbitrio personale e dove inizia la lesione degli altri. Ma evidentemente il caso in questione è un caso assolutamente patologico e inqualificabile, però credo che sia anche emblematico della società in cui viviamo. Se io dovessi trovare una definizione generale della società in cui viviamo, direi che è la società dell'eccesso, del trascendimento necessario di ogni limite vissuto, tale trascendimento come positivo. Sul piano etico questo diventa essenzialmente il principio della violazione di ogni inviolabile. Violazione di ogni inviolabile che emerge bene nella vita di questo individuo. Cocaina, godimento illimitato, trascendimento di ogni barriera naturale nel proprio godimento, con appunto tutte le conseguenze esiziali che bene avete messo in luce con i vostri servizi e con le vostre riflessioni. Qui la responsabilità individuale è massima, evidentemente. È un individuo che si sente onnipotente nella misura in cui avverte il superamento dei limiti, la trasgressione permanente come norma di vita in positivo. Ciò che invece andrebbe condannato pienamente, ricordando una semplice verità della metafisica classica, cioè l'uomo è un ente finito che ha dei limiti, che deve rispettare il limite, il giusto limite che lo separa rispetto a ciò che è illimitato. Questo è il punto fondamentale. Quindi Luisella. c'è un caso di responsabilità mancata da imputare all'individuo, ma che è emblematico, ripeto, di un andamento generale della nostra società. Abbiamo qui esposto in maniera parossistica uno dei principi contraddittori dell'odierna società di mercato a illimitatezza garantita in ogni ambito. E questo è un Ma punto su cui bisognerebbe ragionare. Luisella. Non è un caso fuori No, dalla io credo. società, ma è Non sento più. l'espressione massima della società in No, cui io viviamo. credo che.